Qui con me non poteva mancare il nostro caro e amatissimo Alessandro Giuffrida. Ciao Alessandro. Ciao Orazio, sì, anche stasera siamo qui per la serata conclusiva dell'apertura dei carri di Santa Lucia. Questa sera apriranno per noi i quartieri Purgatorio, San Rocco e Borello. È un momento bellissimo dove tutta la festa, nel frattempo ci passo davanti Orazio, sì, c'è veramente tanta confusione, tanta confusione. La piazza è gremita. Inizierei col primo ospite di questa sera, caro Orazio, che poi il suo quartiere lo chiama. Abbiamo Giuseppe Faglica del quartiere Borello. Una nostra carissima conoscenza. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Allora, stanotte mi hai accennato prima un'emozione grandissima del portare il proprio caro del quartiere, entrare qua al Duomo, in piazza a Belpasso. Una notte insonne, una notte di emozioni. Raccontaci questa notte, caro Giuseppe. Eh sì Alessandro, intanto buonasera a tutti. È vero, è una notte molto emozionante, la notte della sera prima della spaccata del carro, perché dopo due mesi di sacrificio, di nottate insonni, di lavori, è una bella emozione arrivare in piazza, te lo assicuro. Raccontaci invece quest'anno della tematica, una tematica molto particolare come quartiere Purgatorio. Sì, noi diciamo che ci distinguiamo un po' dagli altri perché le nostre tematiche sono molto all'avanguardia, ecco, oserei dire così. Quest'anno questa creazione fantastica e bellissima che Dio ci ha affidato nelle nostre mani per custodirla. Però la domanda è, creato che Dio ha voluto a sua immagine, com'è che noi non siamo riusciti a custodirlo e a mantenerlo come voleva Lui? E lo scoprirete dopo. Ok. Eh sì, io direi invece raccontaci quella che è la tua fede per Santa Lucia, perché sappiamo che comunque tu sei devoto, tu sei impegnato anche in Azione Cattolica. Sì, sono presidente di Azione Cattolica ancora per poco, Orazio. Occhio a Cristo rebbe il passo, scade a breve, quest'anno hanno di assembleare. Hanno assembleare, scade il mandato, ma la devozione a Santa Lucia è la devozione che ha ogni bel passese. Non c'è un bel passese che non ha una forte devozione per la Santa Patrona. E anche la mia che nasce da piccolino, sia in parrocchia che con i ragazzi, con il nostro gruppo del carro, è una devozione che si alimenta ogni anno e non si può spegnere mai per un bel passese. Poi hai un ricordo in particolare per quanto riguarda questa festa? Cosa ho sentito? Un ricordo in particolare, magari da bambino ti ricordi qualcosa? La festa è bella quando iniziamo a montare l'illuminazione. Quando a novembre, a fine novembre, iniziamo a montare l'illuminazione, già Belpasso c'era di festa. Ed è il primo ricordo che mi viene in mente della festa di Santa Lucia. Perché quando tu vedi tutta la via Roma, le piazze allestite, vuol dire che già Santa Lucia sta arrivando. E quindi ogni belpassese ha il cuore pieno di gioia. Va bene, grazie Giuseppe. A questo punto lo lasciamo andare perché il suo caro, che a breve si aprirà i fuochi d'artificio, ci indicano che ci siamo quasi, lo chiamano. E a questo punto Giuseppe, viva Santa Lucia, viva Santa cittadini, Lucia. Viva Santa Lucia, grazie ragazzi. Grazie. Sì, i fuochi di artificio ci fanno capire che ci siamo quasi. Stasera Orazio fa veramente freddo. È eccezionale Alessandro, perché c'è veramente la piazza centrale gremita di persone. Rispetto a ieri naturalmente ci sono molte più presenze. Nel frattempo ci passano davanti perché veramente va bene così, ci sta, perché siamo su strada, siamo accanto alla gente, siamo accanto alle persone, e non c'è cosa più bella che essere accanto alle persone, perché questo per noi è un servizio per loro. Ci ricordiamo Alessandro che siamo in diretta, stiamo provando anche pure un altro canale che è il nostro canale YouTube. Siamo in diretta su YouTube, ma ci potete trovare anche sul link sul Facebook e anche sul nostro sito. Fa freddissimo, più freddo siamo forse attrezzati ieri. Con i guanti, io anche col cappello stasera Orazio, perché veramente fa veramente freddo. Sì hai ragione, adesso non ci resta che vedere quelle che sono le spettacolari immagini di questa spaccata dei carri. Ricordiamo che il primo carro ad aprire stasera sarà il carro Purgatorio, a seguire poi ci sarà San Rocco e infine Porello. Sì, la prima tematica è dell'ambiente, come ci ha detto Giuseppe Faglica, come abbiamo ridotto l'ambiente e come dobbiamo impegnarci tutti insieme per valorizzare il nostro ambiente. Le opere d'arte di ieri sera dei giovani cantanti. Sì, state ascoltando qualche la voce di Antonio Girgenti, il presidente della Fondazione dei Cari di Santa Lucia.
Sì, Gigetti ci ha accolto già quest'estate, quando il 6 agosto abbiamo, abbiamo raccontato quella che festa, quella che festa estiva in Piazza Umberto. Vice sindaco, buonasera. Abbiamo il vice sindaco. Si è proprio di avere una breve battuta. Grazie. E allora, stiamo vedendo questa piazza gremita, gremitissima, anche nonostante, ieri, nonostante il freddo che sta essendo tanto. I belpassesi fermano, sono, come si dice, fermentano, scusa, sì, la parola giusta. Fermentano perché oggi è la notte dell'attesa, la notte della festa qui. Considerate, tutta la notte suonerà il campanone ogni quarto d'ora ci sarà in tocco e ogni quarto d'ora risponderà il lascino con un colpo a cannone. Questa è la notte più lunga perché è il solstizio d'inverno, ma è anche la notte dell'attesa per i belpassesi, l'attesa di rivedere Santa Lucia domani e riabbracciarla. Domani ci sarà la giornata clou. Domani la giornata clou, scusate, io sono un po' senza voce perché ho fatto la cantata storica del mio quartiere. Io sono sì vice sindaco, ma anche del quartiere Matrice. Prima tutto cittadino, il tuo quartiere. Esatto, quindi... Ma poi ti abbiamo visto nei carri, nei capannoni, a dare coraggio a tutti i carristi, quindi ci crediamo che sei raffreddato. Io li ammiro, ammiro i quartieristi di ogni, i ragazzi di ogni quartiere, i giovani cantanti di ogni quartiere, li ammiro perché mettono la fede, l'amore, la devozione prima di ogni altra cosa, addirittura certe volte anche cioè, dando priorità al carro e non agli impegni di famiglia. Ma credetemi che secondo me tutto questo è a gloria di Santa Lucia e sarà per, saranno prima o poi come si dice, ricompensati, no? Eh sì, grazie vice sindaco. Grazie. In questo momento siamo al buio perché si attende appunto la spaccata del primo carro, che è il carro purgatorio. Esatto. A dopo. Grazie. A dopo. Alessandro, avremo quest'oggi tanti ospiti, quindi ci sarà una lunga serata, veramente una serata al gelo in sì, questo senso. Sì, al gelo. Abbiamo contattato un po' le associazioni, quello che è un po' ruota. Il bello che lo diciamo sempre, Orazio, nelle nostre dirette, nei nostri articoli che scriviamo, nei nostri tra speciali. Tra l'altro, Belpasso, il comune della cultura, il comune dell'associazionismo, il comune dello stare insieme, il comune anche dell'azione cattolica, ricordiamo. Esatto, perché esatto. In ogni parrocchia c'è azione cattolica in ogni parrocchia. Sì, nelle 5 parrocchie di Belpasso c'è l'azione cattolica. Avevamo contattato il presidente diocesano che ieri era raffreddato, Tony Bonaventura, che ci ha seguito in diretta. Stasera ci lascia un'intervista, ma ora vediamo di recuperarlo in qualche modo. Allora, tutti scappano perché vanno a vedere il carro che si sta aprendo proprio adesso, tra qualche minuto. Il tempo naturalmente che le persone vadano, si accomodino proprio dinanzi a quello che sarà la spaccata del carro. Nel frattempo ringraziamo la regia che ci hanno circondato, perché nel frattempo mentre facevamo interviste c'erano persone che passavano davanti, abbiamo dovuto bloccare alcune persone, quindi ora nel frattempo siamo circondati dalle transenne, quindi siamo più tranquilli sotto questo punto di vista. Sì, siamo con un lumino in questo momento, sì. Ma Alessandro, un attimino che vado a illuminarti, a prenderti la luce. Sì, la luce di Lucia, la luce. Nel frattempo siamo qui, i passanti passano e la serata si incomincia a riempire. Stanno arrivando gli assessori del comune di Belpasso, questo comune che ci ha accolto in maniera spettacolare. Nel frattempo la regia, stiamo aspettando la luce della regia. Sono facce già viste, le abbiamo già conosciute quest'estate, e ci hanno raccontato quello che è la festa di Santa Lucia. Assessore, una battuta su questa serata. Buonasera a tutti, sicuramente è profonda l'emozione che sento sia da assessore che da semplice cittadina nel vedere quanto hanno speso in termini di lavoro, fatica, devozione e fede i miei concittadini. Per questo li ringrazio. Chiaramente le serate dei carri sono delle serate propedeutiche a quella che è la festa di Santa Lucia, ma senza di queste non potrebbe avvenire quello che è l'esplosione totale della fede che si creerà soprattutto nelle prossime ore. Quindi grazie a tutti, lo vorrei dire proprio in maniera eclatante. Grazie.
grazie a voi dell'accoglienza che in questi sia ad agosto e sia in questa occasione avete riservato per la nostra emittente. Artigianato, le maestranze, stando nei cari, dove l'AINT imparano un mestiere, i ragazzi si tolgono dalla strada, ci raccontavano i caristi. È molto importante questo artigianato, come anche creare un mestiere. Esatto, dietro i carri c'è un mondo meraviglioso, dico sempre io, dove lì si crea proprio, prima di tutto, la condivisione è sulla fede e sul lavoro, perché si ci stanca tantissimo, si fanno le nottate, perché voi dovete immaginare, chi lavora questi carri, hanno ognuno ha il proprio lavoro, quindi durante il giorno è a lavorare. Però quando si finisce, subito dopo si corre nei capannoni a creare queste meravigliose macchine sceniche. E lì troviamo anche i ragazzini, i figli dei carristi, che sono lì anche se sono piccoli, ma che incominciano ad apprendere la tecnica della lavorazione dei carri. E questa è una cosa fondamentale e importante per Belpasso, perché si tramanda la cultura del carro. Le emozioni da assessore? Ah, tantissime, da assessore tante, perché si vive in un altro modo, prima anche con la responsabilità che comunque della cittadinanza, che tutto vada bene, che tutto procede bene, ma soprattutto anche con la fede, perché quello che ci accomuna tantissimo è la fede per Santa Lucia, anche se ci sono queste serate che sono freddissime, ma siamo... Stasera veramente freddo, ieri c'era freddo, ma stasera infatti sono col cappello e i guanti perché c'è veramente freddo, ma nonostante tutto siamo qua, la cittadinanza risponde e stasera c'è molta confusione rispetto a ieri. Esatto, ma è anche giusto, perché il lavoro dei ragazzi che hanno messo sui carri, è giusto che la cittadinanza sia presente per applaudire veramente questo grande lavoro. Grazie mille, vi lasciamo a godervi i carri di Santa Lucia. Venite tutti a vedere i festeggiamenti di Santa Lucia, vi aspettiamo. Viva Santa Lucia! Viva Santa Lucia! Grazie! E poi la luce in forme prese ad assumere sostanza e forma, secondo giorno. Il nostro mondo era nato, la nostra bella e fragile casa, è una luce maggiore che riscaldava e nutriva i suoi giorni, e una luce minore governava le notti, e fu sera, e fu mattina, un altro giorno. In mezzo ad essa apparve la terra asciutta, un altro giorno passò, e dalla terra uscirono le cose che crescono, una coperta verde che si estendeva su tutto il creato, ed anche le acque brulicavano vita, grandi mostri marini che non sono più vaste moltitudini di pesci, tra i quali alcuni ancora nuotano le mani, e presto il cielo fu solcato dagli uccelli, e fu sera, e fu mattina. La donna, il padre e la madre di tutti noi, diede loro una scelta: seguire la tentazione o attenersi alla benedizione della luce. Ma essi mangiarono il frutto proibito. Tutto ciò che era bello, che era buono, l'abbiamo annientato.
tristezza interminabile freddo che hanno ricoperto quella bellezza che il creatore ci ha lasciato, quel paradiso che noi stesso ha immaginato. Ci siamo messi a lottare tra di noi per conquistare terre, per estendere la nostra supremazia su qualcosa che non ci appartiene, perché in realtà siamo solo chiamati a curarla e preservarla. Ma sappiamo benissimo che per vivere nella rettitudine dei figli di Dio dobbiamo rinnegare noi stessi e portare la nostra croce insieme a Lui, come fece Lucia. Una croce fatta di difficoltà, di sofferenze e delusioni, una croce fatta di debolezze e perplessità, una croce che solo Lui può aiutarci a portare. Thank you.
Quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. Ogni essere umano è creato per amore, fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Siamo stati concepiti nel cuore di Dio e quindi ciascuno di noi è il frutto di un pensiero di Dio. Ciascuno di noi è voluto, ciascuno di noi è amato, ciascuno è necessario. Ma anche noi dobbiamo impegnarci per rispettare tutto questo. L'esistenza umana si basa su tre relazioni strettamente connesse: la relazione con Dio, quella con il prossimo e quella con la terra. Ma queste tre relazioni sono rotte, non solo fuori ma anche dentro di noi. Questa rottura è il peccato. L'armonia tra il creatore, l'umanità e tutto il creato è stata distrutta per aver noi preteso di prendere il posto di Dio. Come risultato, la relazione originariamente armonica tra essere umano e natura si è trasformata in un conflitto. Ma Francesco d'Assisi, vivendo in armonia con quel creato che tanto amava, è riuscita a guarire questa rottura.
altissimo, onnipotente Monsignore, tu è solo la lode, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo altissimo si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome. Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente il fratello Sole, il quale è la luce del giorno e tu attraverso ci illumini. E messo il bello e raggiante con un grande splendore, simboleggia te, altissimo. Tu sia lodato, mio Signore, per sorella luna e le stelle, un cielo le formate chiare, preziose e belle. Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento e per l'aria e per il cielo, quello nuvoloso e quello sereno, e ogni tempo tramite il quale dai sostentamento alle creature. Tu sei lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e inutile, preziosa e pura. Tu sei lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso... Sì. Siamo con Tony Bonaventura, presidente diocesano dell'Azione Cattolica, belpastese doc. Tony, ti chiedo le emozioni di questa notte di Santa Lucia, la notte del campanone, la notte dei cari di Santa Lucia, le tue personali emozioni da devoto di Santa Lucia. Tanto buonasera a tutti e chi ci ascolta, fammi salutare anche i concittadini che si trovano fuori per vari motivi, ce ne sono tanti, ci sono anche molti amici che ci stanno seguendo da fuori. Beh, le emozioni sono sempre grandi, sono le stesse emozioni di quando ero un bambino. Questa per i belpastesi è una notte, possiamo definirla magica, una notte lunga, perché è la notte dei cari, la notte dei rintocchi del campanone, è la notte dell'attesa, di un'attesa che l'indomani trova il suo compimento nella, con l'apertura della cameretta di Santa Lucia. È una notte che vivevano i nostri nonni, i nostri bisnonni, ce l'hanno tramandata, ci hanno tramandato queste bellissime tradizioni, ed è una notte dove la comunità belpastese si unisce ancora di più in un'unica grande famiglia. Azione Cattolica nel territorio di Belpasso è presente in tutte e cinque parrocchie. Tu sei, come vivono i giovani di Azione Cattolica questi gli momenti di preparazione alla festa di Santa Lucia? Ma qui l'Azione Cattolica ha una lunga tradizione, come dicevi tu, è presente in tutte e cinque parrocchie in maniera completa. Qui da piccoli o si andava agli scout o si andava all'Azione Cattolica o alla Cina. Era la scelta questa, era la scelta. Sì, era la scelta, però comunque la continuiamo a mantenere in tutte e cinque parrocchie. Naturalmente, essendo i giovani impegnati in Azione Cattolica nelle parrocchie, molti, moltissimi fanno parte della, dei giovani cantanti, quindi dei carristi, fanno parte delle varie organizzazioni della festa. L'Azione Cattolica è presente chiaramente in tutto, appartenendo alla Chiesa, facendo parte all'interno della Chiesa, è presente in ogni forma. Lo diocesano avete vissuto come momento di preghiera a Monpilieri per la festa dell'adesione scorsa l'8 dicembre, quest'anno a livello assembleare un momento importante. Sì, quest'anno è l'anno assembleare nell'ordinarietà del straordinario, in quanto è l'anno proprio delle assemblee parrocchiali, per poi culminare nell'assemblea diocesana per il rinnovo delle cariche e per poi l'assemblea nazionale. Chiaramente non è solo un atto burocratico, ma è un momento in cui l'Azione Cattolica si racconta, si confronta, i soci si confrontano su quello che è stato fatto, quello che può essere fatto ancora e soprattutto come programmare nuovi percorsi per la società quel che stiamo vivendo. Grazie Tony, lo lasciamo andare per l'apertura del tuo quartiere, tra l'altro. Questo che si sta aprendo in questo momento è proprio il mio quartiere. Grazie a voi, arrivederci. Grazie Tony, buona serata. Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto, parte della creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bellezza. Lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di Gesù, ma ora comprende il senso di tutte le cose. Perciò possiamo chiederle che ci aiuti a guardare questo mondo con occhi più sapienti, con gli stessi occhi con cui anche la nostra sorella Lucia guardava il creato, gli occhi di una giovane innamorata di Cristo
gli occhi di una giovane ricolmi di speranza, gli occhi di una giovane pieni di coraggio. Qui rieccoci qui mentre il quartiere Purgatorio incomincia a riaprirsi con la spaccata, con i momenti finali. Siamo qui con il rappresentante del prossimo quartiere, il quartiere San Rocco, che ci racconterà qual è la tematica del suo carro. Noi parleremo stasera, parleremo di pace e di legami, di costruire ponti piuttosto che muri. Il nostro carro parte con l'immagine della Torre di Babele, che rappresenta la confusione delle lingue, e arriva ad Assisi, che è stata la città di Francesco, uomo di pace, e ad Assisi c'è stata questa grande riunione dei capi religiosi di tutto il mondo per pregare per la pace. Quindi dalla Torre di Babele alla Pentecoste, nel momento in cui gli apostoli escono e parlano le diverse lingue e sono compresi e capiti da tutte le persone, e per finire quindi con la gloria di Santa Lucia e il ricordo del nostro parroco padre Vito Grasso, che ci ha lasciati qualche mese fa. Grazie mille, lo lasciamo andare perché i suoi caristi l'aspettano. Grazie, allora tanti auguri, seguite, anche perché quest'anno c'è la novità, abbiamo distribuito delle copie del nostro commento in modo tale che le persone possono continuare, diciamo, possono rileggerlo e continuare a riflettere. Grazie. Nel frattempo i nostri microfoni vedono l'apoteosi del quartiere Purgatorio, Santa Lucia. Fantastico Alessandro, fantastico. Stiamo assistendo ad un vero e proprio spettacolo. Fuochi d'artificio stupendi. E questa è l'apoteosi del quartiere Purgatorio. Sì, è l'apoteosi del quartiere Purgatorio, Santa Lucia, la ragazza che impressiona Santa Lucia quest'anno, una privilegiata, tra virgolette privilegiata, del quartiere Purgatorio. È il desiderio di tanti cittadini di Belpasso, di cittadine donne di Belpasso, poter rappresentare all'interno del proprio quartiere la figura di Santa Lucia. E in questo momento lassù, lei, questa ragazza, rappresenta Santa Lucia. È uno spettacolo dei fuochi d'artificio, uno spettacolo di piazza, uno spettacolo che rende bella la nostra Sicilia, la nostra terra. Eh sì, questi fuochi d'artificio sono proprio alle nostre spalle. Dietro la nostra postazione. Il
Ringraziamo per queste splendide immagini il nostro cameraman Enzo Fallica, che sta riprendendo appunto la spaccata del quartiere Purgatorio. Nel frattempo, a chiusura di bombe, ringraziamo anche tutti coloro che hanno creduto in noi, anche se la serata non è finita. Cittadini! Il significato, il testo, il soggetto del canto di quest'anno. Chi è interessato può avvicinare qui in regia. Sì, a breve appunto ci sarà quella che è la spaccata del quartiere San Rocco. Sì, c'è tantissima confusione, tantissima folla quest'oggi. Salutiamo le persone che sono collegate in diretta con noi. Questo servizio che noi facciamo, lo facciamo con il cuore e con tanta devozione anche noi. Per noi anche una preghiera a Santa Lucia. Lo dedichiamo alle persone che purtroppo per motivi di salute non possono essere qui con noi. E lo dedichiamo anche a quelle persone che sono a casa, le persone ammalate, le persone che attraverso le nostre immagini, la nostra voce possono essere qui stasera con noi a pregare Santa Lucia. Sì, nel frattempo vediamo che chi era essenzialmente in piazza si sta spostando per prendere posizione privilegiata. Hanno spento le luci della piazza e ora dovrebbe iniziare. Carissimo parroco padre Vito Grasso, che tanto ci ha sostenuto nei anni passati, incoraggiandoci sempre, soprattutto nei momenti di difficoltà. I suoi preziosi suggerimenti, offerti sempre in un modo umile, discreto, sono stati sempre determinanti e ci hanno aiutato a sviluppare temi originali e innovativi. Egli non aveva mai timore di spalancarci ogni porta e di accoglierci fiducioso e pieno di entusiasmo. Era sempre presente e trepidante accanto a noi, gioiva e si rattristava con noi. Prima dell'apertura, ogni anno, faceva di tutto per essere presente. Si avvicinava alla nostra postazione, imbacuccato sotto il cappuccio della giacca a vento, con un sorriso complice, rassicurante, esclamava «Forza, veloce!» E quell'esortazione ci faceva dimenticare i sacrifici e la stanchezza e ci dava la grinta per affrontare la presenza del carro fino alla gloria. E nella gloria di Dio, con Santa Lucia questa sera, siamo sicuri che il nostro padre Vito ci sta sorridendo orgogliosamente, sì, orgogliosamente, perché lui voleva il carro e dopo la sua salita al cielo noi dovevamo a tutti i costi fare il carro e onorarlo. Questo carro doveva esserci, perché con il carro questa sera con noi c'è anche lui, padre Vito, che continua a dirci forza, carosi, volete bene e volete bene a Gesù, alla Madonna e a Santa Lucia. Innanzitutto
Ciao Padre Vito, a te questa sera dedichiamo il nostro lavoro e ti diciamo grazie di essere stato con noi e di continuare a pregare per noi dal cielo, e ti vogliamo onorare con queste immagini che sono state montate dal nostro amico quartierista cavista Pippo Vitaliti. Ciao Padre Vito e viva Santa Lucia. Questo dovevano gli uomini, arrivare sempre più in alto, toccare il cielo con l'opera del loro ingegno. Avevano una sola lingua e le stesse parole, con l'orgoglio di sfidare l'infinito con una torre di mattoni e di terra. Ma il Signore scelse a vedere i cuori confondere i desideri e i progetti, le parole diventare vento, suoni senza senso. Nella pianura, l'imperfetta torre restò a disfarsi, mentre gli uomini dispersi in ogni dove popolarono la terra, tutto questo, no? Costretti a costruire parole, a cercare legami, a costruire ponti per vivere insieme, a progettare opere gradite a Dio. Sacerdote zelante, il politico timorato di Dio, il ricco benefattore ben pensante, il pio cristiano dalle buone maniere, no, neanche l'operaio che reclama diritti o l'avvocato paladino dei poveri, correvoli, presi dall'affanno della vita, travolti dall'ansia di spendere giorni senza sprecare tempo. Passarono oltre,
piegando lo sguardo pietoso e fugace. Ma lo straniero in cerca di un cuore amico, lo straniero con mani sincere si chinò, respirando con lui un caldo fiato d'amore. Insieme per condividere il mondo e per donarsi angosce e sorrisi, insieme a percorrere le strade. Quest'anno la comunità di TMSI del Etneo ha portato una candelora in segno, due candelore in segno di vicinanza alla comunità di Belpasso, una bella testimonianza. Sì, davvero una testimonianza di luce, di fraternità per le comunità che sono qui a Belpasso. Sì, tu sei stato anche, sei legato a Santa Lucia, Santa Lucia al Fortino, questa devozione a Santa Lucia è importante. Sono stato parroco lì fino al 2015. Questa devozione di Santa Lucia è importante per la chiesa di Catania tutta. Vero, vero. È una devozione che ereditiamo dal siracusano e che ci gemella, per così dire, con Sant'Agata e con le comunità parrocchiali ed ecclesiali. Grazie, lo lasciamo andare, ti lciamo questo spettacolo del quartiere San Rocco. Grazie. Buona serata. Sul capo degli apostoli di fiamma, la paura svanisce e la gioia del Cristo risorto li trascina tra la gente. Adesso le lingue disperse a vapore diventano parola nelle orecchie e nel cuore di chi ascolta, con gli occhi pieni di stupore. Ancora con un parroco, stavolta di Valcorrente, le emozioni di stasera. Come ogni anno molto bella l'emozione, buonasera a tutti, anzi prima, è molto bella anche se fa freddo, però la devozione a Santa Lucia è importante, appunto in questi carri ci fa vedere un po' anche la storia, la nostra fede, il nostro percorso che stiamo facendo, appunto Lucia è veramente... Anche col freddo ci tiene qui. Sì, quello siamo dicembre. Porta le mie parole a Gesù, lui le ascolterà e darà conforto al mio giovane cuore. No, ora va bene.
Perché vieni da me, sorella Lucia? Perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi ottenere? Gesù ascolta i puri, riempie di gioia le lacrime e colma i cuori di forza e coraggio. Agata e Lucia, ponte di fede per le nostre anime che desiderano l'abbraccio del Signore. Agata e Lucia, tornate alla terra di Sicilia per testimoniare il desiderio di donarsi e di accogliere pienamente il prossimo.
che hai saputo accogliere, aiutaci ad accogliere, ad attraversare ponti. Aiutaci ad attraversare i ponti della fede e della preghiera per raggiungere Cristo e godere insieme a te della gloria del paradiso. Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Con questa seconda meraviglia di stasera dei giovani cantanti del quartiere San Rocco. E adesso, in conclusione,
il carro del quartiere Borrello in piazza Umberto. Un anno fa, aprendo un vecchio cassetto, ho ritrovato uno scritto ingiallito dal tempo. Una lettera che un padre ha inviato alla figlia, partita molti mesi prima alla ricerca di una vita migliore. Figlia mia, la nostra terra è stata tante volte sconvolta dai terremoti e dalla lava, ma sempre risorta, come una fenice dalle sue ceneri. Lo sai che una volta era un simbolo della resurrezione di Gesù Cristo, il Signore ritornato alla vita. I nostri padri ci raccontavano che la nostra casa era una terra di gelsi e di fichi, di mele e di castagni, gente povera ma onesta, che lavorava i campi e allevava le pecore. Ci siamo innamorati di una regina, la nostra Eleonora d'Angio, e ne abbiamo fatto il segno del riscatto, un segno di giustizia in mezzo ad un mare di soverchierie. Se non abbiamo oggi un lavoro e tu sei stata costretta a cercare fortuna altrove, e perché non siamo stati forti nel sognare una vita migliore. Sono stati i regnanti di ieri o i presidenti di oggi, ma la nostra gelosia e la nostra chiusura, la malavita e il desiderio del facile guadagno, le forme di illegalità e la corruzione. Potrei dirti, figlia mia, che scappare dalla propria terra è facile quando si hanno 20 anni, più difficile è restare come sentinelle e come operai nella propria terra, senza maledire ma rimboccandosi le maniche. Thank you.
donne forti, la nostra terra ce ne ha donate. Donne che si sono impegnate nel sociale e donne che hanno sfidato il male, vincendo con il coraggio che viene da Cristo. I loro nomi sono incisi nella carne del nostro cuore di credenti. Agata, Lucia, Barbara, Rosolia. Se Agata nell'anno 251 sfidò Quinziana a Catania, Lucia nell'anno 304 sfidò Pascasio a Siracusa. Il duello era tra i falsi idoli che non ti danno salvezza e il vero bene che discende da Dio. Non è mai stata avara di donne sante. Nella chiesa e nella famiglia, nel silenzio e nel lavoro, hanno dato se stesse perché forti dell'amore del Signore e per i loro uomini e per i loro figli. Venivano da altre terre per profanare la nostra terra, credevano che togliendoci le radici, la nostra storia, i santi, le reliquie, la memoria, ci avrebbero annientato e fatto regredire ad un tempo senza riscatto, perché un popolo privo di memoria non può costruire neanche il suo presente, perché si muove a tentoni. Molte reliquie vennero trasportate in terre più sicure affinché non fossero disperse. Costantinopoli era una di queste lontane fortezze sicure.
Il corpo della Santa Martire siracusana venne trasportato poi a Venezia, la lontana, magica regina dei mari, nella chiesa di San Geremia. Quante volte i suoi devoti sono andati da lei ad implorare le necessarie grazie, come lei aveva già fatto per la madre Eutichia, che per intercessione della Vergine e Martire Agata si era sentita apostrofare. Perché chiedi a me quello che tu stessa puoi ottenere dal Signore Gesù? La sua potente intercessione Siracusa la sperimentò secondo la profezia che Lucia aveva fatto. I malvagi imperatori decadranno dall'impero e come la città di Catania venera Sant'Agata, così anche voi onorerete me per grazia del Signore nostro Gesù Cristo, osservando di cuore i suoi comandamenti. Mia amatissima, vedi qual è l'insegnamento che Gesù ci ha lasciato? Lui ci dice che è via, verità e vita, e chi segue Lui non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita eterna. Se la via per un domani migliore è il cammino di santità, ricordati che diventiamo santi non scappando dalle nostre responsabilità o dai nostri affetti, ma immergendoci nella vita degli uomini, sporcandoci le mani e stando accanto a loro e con loro, condividendo il pane e la lotta, il vino e le rose, l'umiltà e l'orgoglio, il dolore e la gioia. Non avere paura d'amare, non avere paura di lasciarti amare. La vita, nonostante il suo inevitabile dolore, è il dono che il Padre Celeste ci ha fatto. Non avere paura, mai.
cosa guardi, figlia mia? Un oceano di luce si stende davanti a te, un oceano di possibilità. Puoi scegliere di impegnarti a divenire un bravo medico, o comunicare la tua passione per l'insegnamento. Puoi abbracciare la terra e coltivarla, sentendola vibrare di entusiasmo. Puoi seguire il corso delle stelle e puntare i tuoi occhi su mondi lontanissimi. Puoi decidere di stare accanto a chi ha bisogno di essere aiutato, o costruire un futuro diverso, migliore, più a misura d'uomo. Puoi scegliere la via della santità e guardare a Lucia come ad un modello da imitare nell'accoglienza dei comandamenti, nel servizio disinteressato, nell'offerta completa di se stessi, nell'adorazione agli altri per amore, nella testimonianza della fedeltà a Dio e agli uomini. Scegli dunque chi vuoi servire, perché ogni uomo deve servire qualcuno, o sarà Dio o il maligno, ma devi sempre servire qualcuno. Ti voglio bene, tuo padre. Stai soltanto in alto, ma ti chini sui figli degli uomini e li servi per amore. A te, che asciughi le lacrime e restituisci la gioia perduta. A te, che sei venuto a cercare la tua figlia smarrita tra le strade del mondo. A te, che ami ogni creatura come se fosse l'unica. Non permettere che i tuoi figli si disperdino e li lascino la loro casa per cercare altrove una felicità illusoria. Che il loro cuore cerchi di lottare per la giustizia, la verità e la pace. Perché lasciato questo mondo non ci sia il rimpianto per ciò che sarebbe potuto essere, ma la gioia per tutto ciò che troveranno in te, Padre della vita. Amen.
cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Santa Lucia! Cittadini, viva Cittadini, viva!